Corrodoro è un paese di circa 3.600 abitanti, situato a 30 km dal capoluogo di provincia, Teramo. Le sue origini si possono far risalire all'VIII-X secolo, anche se il primo documento che ne attesta l'esistenza risale al 1021, in cui lo si menziona come donazione di Adalberto de Abruzio al monastero di Montecassino. Dal 1200 fino ai primi del 1700 fa parte della zona di influenza della famiglia Acquaviva. Nel 1807 Morro viene aggregata al vicino comune di Notaresco e poi a Montepagano. L'autonomia amministrativa giunge l'anno successivo, all'incirca con l'attuale configurazione territoriale. Le origini del toponimo Morro d'Oro sono indefinite. Documenti del 1567 riportano la denominazione Moro, mutata nel 1601 in Murro e in Morra nel 1703. L'attuale denominazione viene introdotta con il Regio Decreto 13 dicembre 1863, numero 1616, in base alla delibera consiliare del 18 ottobre. La costruzione della chiesa di San Salvatore è stata finora fatta a risalire al 1331, come testimonia un'iscrizione su terracotta posta sulla facciata della chiesa. Tuttavia, recenti lavori di riparazione, iniziati nel 2007 a seguito della chiusura della chiesa a causa dello sprofondamento del pavimento avvenuto nel 2005, portati avanti nelle prime fasi con la collaborazione di un'associazione di cittadini volontari, hanno fatto emergere i resti di due chiese più antiche, databili intorno al IX-X secolo. Dunque, quello del 1331 sembrerebbe essere un ampliamento di strutture preesistenti. Un ulteriore ampliamento è databile al 1780. I lavori hanno altresì riportato alla luce testimonianze di un incendio che avrebbe coinvolto anche la chiesa intorno al 1000, ad esempio resti di abitazioni crollate proprio a causa dell'incendio, e oltre a frammenti di materiali di costruzione delle chiese preesistenti, resti di circa 800 tombe al di fuori della struttura originaria e quella che sembrerebbe essere parte delle antiche fortificazioni cittadine. Sono in corso opere di consolidamento della parte sotterranea al fine di renderla visitabile ed è in progetto l'allestimento di una mostra fotografica dei lavori. A seguito della chiusura della chiesa parrocchiale di San Salvatore si è proceduto al restauro della chiesa cimiteriale, peraltro resa temporaneamente inagibile dal sisma del 6 aprile 2009, ma ora nuovamente in uso. Di fronte alla chiesa e al municipio è posto il monumento dedicato ai cittadini morresi caduti o dispersi durante le due guerre mondiali. Accanto alla chiesa parrocchiale di San Salvatore, nell'ottocentesco palazzetto De Gregoris, è stato istituito il Museo della Civiltà Contadina, diviso in sei sezioni distribuite su tre piani, nel quale è possibile ammirare oggetti di lavoro e vita quotidiana donati al museo dai cittadini morresi. Nello stesso palazzo è situata la biblioteca comunale, recentemente rinnovata. All'inizio del periodo di influenza degli Acquaviva risale la cosiddetta Torre delle Milizie, parte meglio conservata dell'antico castello. Attualmente la torre è di proprietà privata, ed il restauro è terminato alcuni anni fa. A circa 1 chilometro dal centro del paese si trova l'ex convento di Sant'Antonio, costruito sicuramente prima del 1260 e probabilmente in occasione di una delle visite di San Francesco d'Assisi in Abruzzo, e soppresso definitivamente dai re di Napoli nell'Ottocento, è stato parzialmente restaurato dall'attuale proprietario. Tale restauro ha comunque mantenuto sostanzialmente inalterate la struttura esterna originaria ed alcune parti interne. Ad alcuni chilometri dal centro del paese, al confine con il comune di Notaresco, si trova l'abbazia di Santa Maria di Propezzano. Alcune leggende, spesso non supportate da prove concrete, fanno risalire la fondazione dell'abbazia al 10 maggio 715, mentre notizie certe della sua esistenza si hanno tra il 930 e il 960. È stata comunque accertata la presenza sul luogo di una precedente costruzione sacra longobardo-bizantina, di cui alcuni resti sono stati usati per la facciata del portichetto dell'abbazia. Sfortunatamente, degli affreschi che ornavano l'interno restano solo alcune tracce sopra una delle arcate della navata centrale. A sinistra del portico si trova la Porta Santa, che viene aperta in occasione della festa del 10 maggio. Adiacente all'abbazia è l'antico convento benedettino, ora soppresso e attualmente di proprietà privata, sulla cui facciata è presente un'antica meridiana. Il cuore economico del comune di Morro d'Oro è la frazione di Pagliare, ad alcuni chilometri dal capoluogo, dove hanno sede le principali attività industriali.